guardiamo, il laccio interno deve essere più corto che quello esterno, lo facciamo passare, l'esterno lo facciamo passare sotto la scarpa, metti giù adesso, e facciamo il nostro fiocco esternamente in alto, che è l'unica parte della scarpa in teoria dove non calciamo la palla. Ok. Adesso Fabio, sono pronto per scendere in campo? Sì, sei pronto per iniziare a giocare? Col destro sì, perché la scarpa è allacciata bene. Dobbiamo migliorare anche il sinistro, ma questo a casa mi hai detto che la metterai a posto e quindi non c'è nessun problema. Poi sei pronto per giocare, ma la cosa fondamentale è che devi divertirti. Tu hai giocato qua quando giocavi alla Spal? Sì, ho fatto 2 anni a Ferrara. Qui alla SPAL, nell'85, 86, 86, 87, ci allenavamo in questo centro, in quel campo, che chiaramente non era in sintetico, ma era un campo in erba, e ho fatto 2 anni e sono stato veramente bene, mi sono trovato veramente bene, tant'è che mi sono sposato e sono rimasto a Ferrara. Permanente al calcio di punizione, parte il tiro, ribatte la barriera, Perinelli, il sinistro ed è gol nell'angolo alto. Prodezza di Perinelli e la SPAL è in vantaggio. Allora eri fortissimo quando giocavi? Fortissimo, era un buon giocatore che aveva dei piedi buoni, così raccontano gli altri, correre poco, però facevo della tecnica la mia arma migliore. Ma qual è il tuo allenatore? Allora, il mio allenatore che praticamente mi ha portato in tutte le squadre dove è stato è Ferruccio Mazzola. Qual era, tra virgolette, il più forte? Come sempre io, più forte, nella squadra in cui giocavo, chiaramente tutti quelli che giocano si sentono sempre più forti degli altri, quindi è difficile. Ho giocato con dei giocatori bravi, quello sicuramente, ne ho avuti tanti, inutile qui elencarne tanti, però anche a Ferrara avevamo una grandissima squadra, una buona squadra. Lo sai, Fabio, che io ho il tuo stesso ruolo? Quindi sei un giocatore offensivo con tanta fantasia? Sì, molta. Quello è importante. Ma Fabio, come posso migliorare nel mio ruolo? Ti devi migliorare lavorando tutti i giorni a livello tecnico, prendendo iniziativa, ma soprattutto ti devi divertire. Perché per quel ruolo con della fantasia servono delle abilità, le abilità dipendono dai piedi, quindi devi lavorare sulla tecnica, ti devi divertire e devi continuare sempre a avere voglia e determinazione. Allora Dario, ti racconto questo piccolo aneddoto. Il primo anno qui alla Spal, 85-86, il sabato mattina stavamo facendo la rifinitura e stavamo provando i rigori, c'era Ferretti che provava i rigori, Bresciani, ho preso il pallone, mi sono avvicinato al dischetto del rigore, Galeone mi ha guardato e mi ha detto: tu con me i rigori non li calcerai mai. Va bene, ho preso la palla, sono andato via. Il giorno dopo al Mazza, dopo, adesso non ricordo il minuto, calcio di rigore a favore della Spal, si è alzato dalla panchina e ha indicato il mio numero. Io sono rimasto un attimino un po' allibito, sono andato sul dischetto e onestamente ho sbagliato il rigore, ma non l'ho fatto apposta. E questo è un aneddoto che mi è rimasto un po' sempre in mente, perché questa cosa mi era sembrata strana. Quindi ti volevo raccontare questo, perché poi con quello che abbiamo in comune è che anche tu calci d'esterno. Calciare d'esterno era una mia prerogativa, quindi dico: continua così. Grazie. Non ti dico di non ascoltare gli istruttori, impara a calciare anche d'interno, ma continua a calciare d'esterno. Ok, quindi Fabio, abbiamo lo stesso ruolo? Abbiamo lo stesso ruolo, perché tu sei una mezza punta, io ero una mezza punta quando giocavo. Allora, quando calci d'esterno, il piede in appoggio deve star qua, perché deve passare la gamba, tu invece ce l'avevi qua, dietro, quindi deve star qua e deve passare la palla. E quando calci di collo, questa è distante, qua, devi piegarla, tu invece ce l'avevi qui, quindi non ce la fai a calciarlo di collo, devi spostarti, piegare e andare sotto, collo-piede, capito? Ricordalo quando fai allenamento, il piede in appoggio è lontano dalla palla, se no la gamba non passa, sia d'interno, di collo piede che serve per piegarti, e sia d'esterno, se no la palla non passa. Ah, ok. Bravo, bravo.